Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la torta con cascata alla frutta, oppure più comunemente conosciuta come torta pignatta, che ha delle origini spagnole ed è nata proprio per festeggiare i compleanni dei bambini. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 2 pan di spagna, 750 g di ciliegie, 700 g di fragole, 400 g di panna fresca da montare, un cucchiaino di miele di acacia, una bustina di tè al gusto camomilla, 150 g di mirtilli, 125 g di lamponi, 600 g di mango, 1 kg di crema pasticcera. Per prima cosa tagliamo a metà i nostri pan di spagna in modo da formare per ognuno 2 parti esattamente uguali. Ora prendiamo uno dei nostri 2 pan di spagna, che ci servirà la parte inferiore da base per la nostra torta, mentre quella superiore ci servirà per coprirla per bene. A questo punto, con il pan di spagna restante, prendiamo un bel cilindro di 12 cm, facciamo un bel buco in mezzo, osservate attentamente. Ok, fatto ciò togliamo la parte diciamo in eccesso e otteniamo questo pan di spagna. Ora li sovrapponiamo in modo da avere la stessa identica misura della forma nell'altro pan di spagna, proprio in questo modo. Ecco come ci sono venuti i nostri pan di spagna, ma ora li dobbiamo mettere da parte perché ci occuperemo dell'assemblaggio della nostra deliziosa torta. Abbiamo tagliato a pezzettini le nostre fragole, abbiamo messo in infusione il nostro tè alla camomilla assieme anche al miele, ci occupiamo di pulire e tagliare a pezzetti il nostro mango. Puliamo per bene il nostro mango e lo tagliamo per bene, togliendo più polpa possibile, poiché c'è un grande nocciolo che non ci serve per niente. Ecco com'è venuto il nostro mango che abbiamo tagliato a pezzettini. Non ci rimane altro che iniziare ad assemblare la nostra torta. Partiamo subito mettendo un pelino di crema pasticcera prima di mettere la base del nostro pan di spagna, così aderirà per bene e non scivolerà via. Mettiamo appunto la nostra base del pan di spagna, la bagniamo un pochino con il nostro tè alla camomilla, dopodiché spalmiamo un bello strato di crema pasticcera uniformemente su tutta la superficie. Ci aiutiamo con una spatolina. Aggiungiamo un po' della nostra frutta, ossia un po' di mango e un po' di fragole, solamente sui bordi della nostra torta. Continuiamo così anche con le fragole, mi raccomando solamente sui bordi. Adagiamo sopra la nostra frutta un anello di pan di spagna. Ok, ora lo pressiamo leggermente così aderirà bene e lo bagniamo con un po' del nostro tè. Mettiamo un altro strato di crema pasticcera sopra il nostro pan di spagna, facendo attenzione sempre a non toccare i bordi, mi raccomando quelli interni. Mettiamo dei pezzettini di mango sopra la nostra torta. Mettiamo un po' di mirtilli. Prendiamo il nostro ultimo anello di pan di spagna e lo appoggiamo sopra la nostra frutta. Spingiamo sempre un pochino, così aderisce bene, e iniziamo sempre a bagnarlo con il nostro tè. Spalmiamo la nostra crema pasticcera. Per l'ultima volta mettiamo i pezzetti del nostro mango sull'ultimo strato. Aggiungiamo i nostri deliziosi lamponi. Ora dobbiamo riempire
tutto il vuoto di ciliegie. Riempito il varco di ciliegie, non ci rimane altro che coprire la nostra torta con l'ultimo strato di pan di Spagna. Facciamo sempre un pochino di pressione così si stabilizza per bene. Bagniamo sempre con il nostro tè. Mettiamo la nostra torta in frigo e ci rivediamo fra 3 ore per finirla. Mentre la nostra torta sta riposando, noi ci siamo già portati avanti tagliando le fragole. Facciamo vedere anche a voi come si fa. Allora, per prima cosa prendiamo una delle nostre belle fragole. Poi la tagliamo a fettine e la mettiamo su un pezzo di carta, così si sgocciola per bene. Continuiamo questo processo finché non abbiamo finito tutte le nostre fragole. Adesso le tamponiamo per bene con un altro bel pezzo di carta. Abbiamo messo la panna in una bella boule di vetro capiente, la copriamo con la pellicola per evitare che quando la monteremo si facciano schizzi. La buchiamo per far passare le fruste. La montiamo per bene. Finita di montare la nostra panna, la mettiamo in frigo fino al momento del bisogno. Abbiamo tirato la nostra torta fuori dal frigo e ora la copriamo per tutta la sua superficie di panna. Finita di livellare la nostra panna, prendiamo una bella forchetta e con la punta pratichiamo delle linee dal basso verso l'alto fino a formare una specie di spirale. Un accorgimento molto importante però, le nostre ciliegie che formano il ripieno nel varco devono avere il nocciolo. Ed eccoci qua per l'ultimo passaggio in assoluto, che consiste nel prendere le nostre fettine di fragole e adagiarle sulla superficie superiore della nostra torta. Continuiamo mettendo tutte le nostre fragole lungo la parte superiore della nostra torta finché non le abbiamo finite tutte. Ma guardate com'è venuta bene la nostra torta! Ora guarderemo assieme come si presenta la nostra torta! Che buono! Ok, ora la prendiamo. E voilà! Ecco la nostra torta cascata con ciliegie! Ok ragazzi, siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e finalmente la possiamo degustare. Che buono! La crema pasticcera è perfetta. Il pan di Spagna è soffice e leggero. Assaggiamo anche il nostro ripieno. C'è sempre questa crema perfetta. Poi c'è quel mango che adoro, che è anche il mio frutto preferito. Color del sole, dolcissimo. Adesso assaggiamo anche l'altro strato. Anche questo è veramente buono da morire. Si sente bene il mirtillo, con quella nota leggermente dolce, poi si sente sempre il mio amato mango. E finalmente arriviamo anche all'ultimo strato. Il paradiso. Buonissimo. Cioè, la dolcezza del mango e l'acidità del lampone. Poi con questa deliziosa crema e questo soffice pan di Spagna. Insomma, una torta perfetta.
Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia, e noi vi aspettiamo numerosissimi nella prossima puntata. Ciao a tutti!